quali sono i principali disturbi del sonno? Allora, i disturbi del sonno, a dire la verità è stato molto difficile classificare i disturbi del sonno, tanto che l'American Academy dei disturbi del sonno ha dovuto fare diverse volte la classificazione, l'ultima è uscita nel 2014 e classifica i disturbi del sonno in 7 categorie. La più importante e la più comune, anche se c'è solo il 15% di percentuale, che è l'insonnia, che può essere senza motivi come può essere legata a tantissimi motivi. Spesso l'insonnia è legata a dei farmaci o a un'alterazione del tono dell'umore, la depressione, l'ansia. E in quel caso è molto più facile anche curarla, perché basterebbe un po' di farmaci benzodiazepini, comuni farmaci che inducono il sonno, e si può curare. Esistono le parasonnie, tipo il sonnambulismo, che ultimamente se ne è parlato tantissimo. Esistono i disturbi del sonno legati ai dei disturbi del movimento, la famosa sindrome da gambe senza riposo. I soggetti, spesso le donne raccontano che quando sono a letto si devono muovere completamente, alzarsi dal letto, che è molto frequente, quasi il 35% nel sesso femminile, ed è spesso legata all'anemia. Una categoria molto molto importante di queste 7 categorie è quella legata al disturbo respiratorio, che sta diventando sempre più frequente e che nel nostro centro del sonno se ne occupa il dottor Prunari.